Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Siena Diretta Sera. Questa sera parleremo, nelle prime due parti in particolare, della situazione della Menzana alla luce anche degli ultimi aggiornamenti, ovvero dell'assemblea dei soci che, come avevamo anticipato anche nelle scorse ore, è stata rinviata e quindi non si è tenuta oggi. Non è stato oggi il giorno decisivo per capire cosa accadrà nel futuro della Menzana. Però insomma, abbiamo raccolto diverse opinioni in questi giorni e quindi cercheremo un po' di capire davvero che strada potrà prendere la storia della società di Viale Scravo. Lo faremo con il nostro Andrea Frullanti. Ciao Andrea. Ciao Tommaso, buonasera a tutti quanti. Allora, sono ore che rimangono comunque sia molto delicate, come detto questa assemblea che è stata rinviata, ma resta una situazione veramente molto delicata per la società. Sì, assolutamente, ormai i numeri li abbiamo imparati abbastanza a memoria da due settimane a questa parte, sostanzialmente da quando lunedì scorso il gran parte del CDA della Menzana, eccezione fatta per Danilo Buono, sostanzialmente hanno tutti rassegnato le dimissioni a partire dal presidente Lorenzo Marroganti. A effetto domino anche il presidente polisportiva Piero Ricci ha rassegnato le sue dimissioni, perché appunto dicevamo dei numeri, il debito o comunque l'ammanco per quanto riguarda la Menzana al 31 dicembre 2015 è di 300.000 euro, proiettato alla fine della stagione diventano 600.000 euro, quindi sostanzialmente chiaramente il bilancio, come abbiamo, come poi magari sentiremo anche dalle voci di alcuni dei protagonisti, questa situazione viaggia tra luglio e giugno dell'anno successivo, per cui chiaramente la situazione sarebbe diventata insostenibile per proseguire l'attività, una situazione carica di tensioni, carica di rabbia anche per la città senese, che dopo due anni sostanzialmente dal fallimento della vecchia Menzana Basket, con dinamiche ovviamente diverse, e in quel caso insomma si parla ancora di inchieste aperte che stanno per arrivare alla conclusione, certo, per effetti dell'ex presidente Ferdinando Minucci e per altre persone, insomma a breve dovremmo saperne anche un po' di più con la notifica delle chiusure delle indagini. Questa è un'altra dinamica, perché manca un po' le risorse, le gambe per dar vita al progetto, per proseguire perlomeno nel progetto, ed è un po' quello che sta un po' facendo arrabbiare, come abbiamo visto anche nella giornata di oggi, tutta la città insomma. Allora, intanto ci vediamo questo servizio che sugli ultimi aggiornamenti appunto sulla giornata di oggi, che ci riassume un po' questa vicenda della quale vi stiamo parlando questa sera. È andata deserta come previsto l'assemblea dei soci della Menzana Basket 1871, che avrebbe dovuto decidere il destino della società biancoverde. Non si sono presentate né la polisportiva Menzana, azionista di maggioranza, né Danilo Buono, unico consigliere d'amministrazione della Menzana Basket rimasto in carica. Secondo quanto si apprende, il CDA si riserva di assumere ogni iniziativa necessaria secondo quanto disposto dal codice civile. L'incontro decisivo slitta quindi a nuova convocazione, presumibilmente il 7 o l'8 marzo, un periodo di tempo che potrebbe essere funzionale per trovare le risorse necessarie per proseguire l'attività, un passaggio che passa necessariamente dall'entrata di nuove risorse finanziarie e anche da una politica di riduzione dei costi. In tal senso non è da escludere neppure qualche ipotesi eccellente a livello di roster, e Radiomercato parla già di un forte interessamento di Caserta per Diligro. E questo dunque il servizio che ci ha riepilogato un po' la giornata di oggi con questa assemblea dei soci appunto che non si è tenuta. Dobbiamo dire, Andrea, che insomma, ripartendo un po' da quello che è accaduto la settimana scorsa, chiaramente prendendo un po', anche tastando il polso alla città, alla tifoseria, hanno un po', diciamo così, sorpreso queste dimissioni in massa, perché prima il consiglio di amministrazione della Menzana Basket, compreso il presidente Lorenzo Marroganti, che rimane comunque direttore sportivo, e poi anche Piero Ricci dalla polisportiva. Sì, diciamo sono state il disperato, interpretiamole così, il disperato segnale di allarme per una situazione che stava diventando insostenibile, che quello, secondo quanto ci risulta, insomma, è sicuramente molto impesante, molto difficile tuttora, che insomma nonostante si siano attivate diverse persone per cercare di trovare una quadra del cerchio, anche questo rinvio, diciamo appunto, finalizzato ad avere un po' un margine maggiore temporale per cercare di arrivare a una conclusione positiva di questa vicenda, che comunque sta provando chiaramente tutta la città. Le scritte che sono apparse questa mattina, fatte la notte scorsa sui muri del palazzo
extra sono emblematiche, anche abbastanza pesanti, se le andiamo certo. a leggere, perché da tutti i colpevoli a quelli morirà chi farà morirà menzana, vado così a memoria, insomma, chiaramente sono messaggi molto pesanti anche da parte della tifoseria, che già durante la partita scorsa persa contro Menier. Tutti colpevoli e comprensibile, le minacce da condannare. Le minacce chiaramente sono molto pesanti. Continua a gettare benzina sul fuoco, questo sicuramente non aiuta anche nel portare avanti delle trattative per quelli che sono gli obiettivi: uno, reperimento risorse per andare avanti, e due, contenimento delle spese, che vuol dire tantissime cose, voglio specificare, perché in tanti si stanno già scordando sui social network, i tifosi sono arrabbiati con tanti striscioni durante l'ultima partita con Omegna, dicendo questa squadra non va svenduta, può essere sì che debba essere ceduto anche qualche giocatore in maniera eccellente, qualche pezzo importante della squadra, ma può anche significare che ci siano altre dismissioni in altre voci di spesa per quanto riguarda la società, perché sappiamo oggi una società sportiva non è solamente la gestione di stipendi certo. e dei giocatori, insomma, quindi ci sono tanti altri fattori, e sicuramente sono questi due fronti su cui muoversi nella speranza, insomma, di trovare queste risorse finanziarie, perché di questo si tratta, non solo idee per andare avanti, ma servono a questo punto pragmatici soldi. Allora, come detto, abbiamo raccolto negli scorsi giorni vari pareri, iniziamo con quello dell'assessore allo sport del Comune di Siena, Leonardo Tafani, che ci ha parlato dunque della situazione della Menzana. Tutto questo nel logico è scontato e banale, passatemi il termine, intento di guadagnare tempo. Il tempo è un elemento sostanziale in questa fase, poter procrastinare il termine dell'eventuale ricapitalizzazione o eventuale messa in liquidazione, è chiaro che diventa fondamentale. Poter avere i 10 o 15 giorni in più è senz'altro fondamentale, e quindi è presumibile che, salvo che si sia già trovata una chiusura. Ma vado avanti nel dire che alcuni contatti, arriviamo appunto alla sostanza. Alcuni contatti ci sono stati, chilometri se ne sono fatti tanti, perlomeno per quello che mi riguarda. Qualcosa sul tavolo c'è, è un qualcosa che, ripeto, non avendo i numeri certi, che ammonterebbero, perché sennò si fa confusione, e quando ci sono di mezzo i numeri è bene usare la massima chiarezza. Ad ora nell'assemblea dei soci viene portata la semestrale. Siccome la contabilità di una società sportiva va dall'1,7 al 36, quindi non va con l'anno solare, ma dal 1 luglio al 30 giugno, al 31-12 vi è una perdita di circa 300.000 euro, che in proiezione viene da sé, essendo più o meno a metà della stagione, proietta il disavanzo, quindi l'ammanco complessivo al 30 di giugno, intorno ai 600. È chiaro che la cifra di 600 è una cifra importante, una cifra considerevole, e vi garantisco di difficile reperibilità, tanto più in un momento in cui siamo a febbraio inoltrato, quindi siamo ben oltre la metà della stagione. Parlare quindi ora di sponsor interessato a coprire un ammanco del genere diventa difficile, ma pensare invece di sanare la situazione al 31-12, quindi i famosi 300.000 euro, con alcuni soggetti interessati appunto a coprire questa perdita, è invece ipotizzabile, non sto dicendo che ci sia già questa chiusura, ma è ipotizzabile, è verosimile. Qual è l'elemento però che fa capire se può avere per queste persone, per questi investitori, o più che investitori anche semplicemente per questi appassionati di basket che vogliono bene la nostra città e basta, perché parlare di investimento nello sport a questi livelli è diciamo tranquillamente fuori luogo, quindi è condizionato dal proseguo della stagione, ovvero quanto questa società può creare di disavanzo, quindi di ammanco, non voglio usare termini troppo tecnici, qual è il disavanzo che verrebbe a generarsi dal 1 di gennaio al 30 di giugno. Chiunque di voi, se dovesse inserire dei soldi in una società, le vorrebbe inserire con la certezza di finalizzare il salvataggio e non con la certezza di inserire delle risorse fresche, quindi finanza, per poi ritrovarsi dopo 6 mesi più o meno con la medesima situazione. Ecco che arrivo al punto.
Io credo che la Menzana ad oggi, mi sento di affermare, possa essere, che sia salvabile, questo è un fatto di numeri, ma non può prescindere da una ristrutturazione aziendale, da una ristrutturazione che i vertici, diciamo i soci e gli amministratori dell'SRL stessa dovranno fare e mettere a mio giudizio sul piatto, quindi sul tavolo, prima della ricapitalizzazione. Perché le persone che vengono a inserire i 200 o i 300 mila euro non vogliono arrivare fra 3 mesi e doverne mettere altri 300, ma vogliono avere contezza certa di qual è lo sbilancio che si verrebbe a generare da qui al 30 di giugno per poter serenamente programmare la stagione sportiva successiva. Perché, badate bene, anche questo è un elemento da non trascurare. La difficoltà nel reperimento delle risorse nello sport lo vediamo, lo viviamo sulla nostra pelle, abbiamo vissuto le difficoltà della Robur fino a pochi giorni fa. Squadra di calcio, la prima squadra di calcio cittadina e quella di basket cittadina senza un main sponsor. Cos'è questo? Cioè, questi sono segnali chiari di una debolezza del tessuto imprenditoriale cittadino e non solo. Non c'è più l'attrattiva che c'era un tempo sullo sport, ma non quello senese, badate bene, sullo sport è tutto tondo. È difficile reperire risorse, dobbiamo fare il downgrading di bilancio e anche mentali per capire che bisogna riuscire a fare con molto meno di quello con cui facevamo prima. Questo per chiudere dico che appunto gli investimenti magari li si trovano, ma bisogna avere certezza di dove andiamo a parare. Quindi in questo lo sforzo sostanziale e determinante deriverà anche dall'impegno che riuscirà a approfondire la polisportiva come socio di maggioranza e l'SRL stessa, che dovrà in un qualche modo riuscire a sfruttare, e qui arriva un altro elemento, un elemento positivo in questo quadro, l'elemento classifica, perché uno, quando si fa un'analisi di un'azienda, si fa un'analisi di un'azione da intraprendere, si fa un'analisi costi-benefici, vediamo quali sono gli asset di positivi e quindi di valore e quali sono invece i punti deboli della società stessa. In questo momento abbiamo un grande valore, che è quello della posizione in campionato, della posizione di classifica. Cosa significa? Significa che in un'eventuale ristrutturazione dell'azienda basket SRL, potremmo di qui a brevissimo tener conto anche di una quasi raggiunta salvezza, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale, sottolineo fondamentale, nella riduzione dei costi da oggi alla fine della stagione. Chiedo scusa, perché prima non ho chiuso il discorso quando ho parlato del downgrading a livello di budget e a livello di sponsor. Poniamo attenzione, perché riportarsi a nuovo, quindi affrontare una stagione 16-17 partendo con un gap di un ammanco che siano di 100 o di 200 mila euro diventerebbe drammatico. Queste dunque le parole dell'assessore allo sport del Comune di Siena, Leonardo Tafani. È chiaro che anche in questo caso, Andrea, la situazione non è semplice, anzitutto perché è molto fortunato nel suo ruolo Leonardo Tafani, perché ha dovuto affrontare il fallimento della Menzana, anche quello del Siena, e si è ritrovato, per fortuna per quanto riguarda il Siena, a gestire una fase difficile anche da assessore allo sport ultimamente. Poi insomma, per fortuna, come detto, in quel caso è arrivata una soluzione positiva. Adesso è di nuovo a cercare di tirare un po' le fila, no? Perché poi alla fine, dopo ne parleremo, ci sono forse più di un fronte, c'è più di un fronte che sta lavorando per la Menzana. Esatto, si deve tirare le fila, una posizione che sicuramente non è nemmeno comodissima la sua, perché lui già faceva parte di questo consiglio di amministrazione, si era già dimesso in tempi non sospetti, infatti la prima voce abbiamo sentito proprio nell'immediatezza, certo, delle dimissioni, quella del sindaco Bruno Valentini, ha detto lo stesso primo cittadino, mi era accorto che qualche cosa non andava, quando l'estate scorsa Tafani si dimise sostanzialmente prima dell'inizio della stagione sportiva, per cui era settembre-ottobre se non vado errato, per cui già una posizione molto borderline la sua, considerando che è un dipendente, comunque il direttore della Polisportiva Menzana, per cui è sicuramente una figura chiave in tutte quelle che sono le componenti che si stanno muovendo in questo momento intorno a Viale Sclavo. Per quanto riguarda la sua esperienza amministrativa, credo che parlino da sé le esperienze con la Robur, con la Menzana, anche del precedente fallimento bianco-verde, insomma sicuramente una posizione molto delicata.
ci deve essere una figura catartica che faccia un po' la sintesi di tutto quello che si sta muovendo adesso intorno alla Menzana, perché sono scesi in campo diversi attori, la stessa Polisportiva, gli stessi membri dimissionari del CDA della Menzana Basket devono dare il loro contributo in questa fase molto decisiva. Danilo Buono, che è l'unico che non ha rassegnato dimissioni, è ancora lì e sta facendo il suo lavoro. Il Comune chiaramente in questa situazione deve essere un po' un volano per cercare di arrivare a un momento di sintesi, perché poi tutte le risorse devono essere convogliate in un momento di sintesi finalizzato appunto al salvataggio della Menzana. Ecco, è emersa, diciamo, subito dopo questa vicenda che ha riguardato le dimissioni in massa del Consiglio di Amministrazione della Menzana Basket e del Presidente della Polisportiva Piero Ricci, è emersa l'ipotesi che possa essere una sorta di consorzio di imprenditori a salvare la Menzana e comunque sia, oltre a salvarla, probabilmente anche ad impostarla nel futuro. Si è fatto il nome in particolare di Gianmarco Bisogno, che è l'attuale Presidente dell'Emma Villas Volley. È quella, secondo te, la strada realmente in grado in questo momento anche di concretizzarsi, perché poi, insomma, come al solito le voci sono molte? Esatto, diciamo, quella, la mobilitazione dell'imprenditoria locale, dei vari appassionati o comunque persone che hanno a cuore lo sport senese è necessaria e indispensabile ora per fronteggiare la situazione di emergenza. Questo in primis è il primo step da fare, se no non ce ne sono nient'altri. Però da qui si può partire per avere un'impostazione futura dello stesso. L'idea del consorzio non è la prima in Italia, ce ne sono già state altre a Varese e a Trento, e soprattutto in quest'ultimo caso con l'Aquila Basket hanno dato dei risultati molto fruttuosi per la società, che adesso è stabilmente in Serie A dopo anni di fatiche e anche di esperienze in categorie inferiori. Adesso è una delle squadre che comunque occupa stabilmente la parte alta della classifica in Serie A, non sempre prima, però insomma ha un bilancio stabile, è una struttura in crescita ed è riuscita a convogliare attraverso questo consorzio vari soggetti che sono riusciti a portare capitale nella società, quindi ad avere anche un lato decisionale. Chiaramente dovrà essere un'anima, perché poi la Menzana Basket è sempre comunque una cosa polisportiva menzana, è un asset principale quello del basket per tutta l'attività della Polisportiva, certo, Menzana. Quindi chiaramente questo rapporto di paternità della Polisportiva con la sezione basket, anche se quest'ultima dovrà essere indipendente, non si può mollare. Chiaramente magari non potrà essere, secondo quella che è la mia, secondo il mio modesto parere, la Polisportiva Menzana non potrà essere in totale controllo della sezione basket. Cioè, chiaramente per fare sport professionistico ci sono degli asset degli input soprattutto che il basket deve perseguire in autonomia, in maniera indipendente, perché la Polisportiva, che è una società comunque dilettantistica, anche penso a livello normativo non possa seguire. La Polisportiva è una società senza scopo di lucro, una SPA, una società professionistica sportiva, è una società che, certo, deve fare reddito e deve generare profitti. Quindi insomma già questo mi sembra abbastanza che la dica lunga. Chiaramente il rapporto ci deve essere una collaborazione, così come tra tutti i soggetti. Emma Villas, che è quello più chiacchierato dell'ultima settimana, non può essere da solo la soluzione di questi problemi, ma è una componente, così come la Polisportiva, il Comune, gli altri attori che sono scesi in campo hanno manifestato la volontà di aiutare la Menzana in questo difficile momento. Tutti quanti devono essere componenti, come ha detto giustamente il Presidente Gianmarco Bisogno anche ai nostri microfoni proprio durante l'ultima trasmissione di Time Out. Noi siamo disposti a metterci e a sederci a un tavolo, saremo una gamba del tavolo. Ce ne vogliono altre 3, 4, insomma il tavolo non è fatto da una gamba sola. Altre 3 sicuramente. Esatto. Allora, ci sentiamo intanto anche un primo intervento di un blogger, Alessandro Lorenzini, Elio Fanali, che parla proprio della situazione della Menzana. Non è il momento delle accuse, non è neppure il momento di capire di chi siano tutte le responsabilità, sebbene alcune almeno siano assolutamente tracciabili. Sto parlando ovviamente della Menzana, del basket bianco-verde, perché come ha detto l'assessore allo sport del Comune di Siena, Leonardo Tafani, questo è il momento del salvataggio, questa è la priorità assoluta. Quindi unità in tutte le componenti per l'obiettivo finale. Credo che sia un messaggio importante da sottolineare, quello lanciato proprio ai nostri microfoni dall'assessore allo sport del Comune di Siena, Tafani, su questa vicenda. In questa fase è prioritario cercare di unire le forze più che fare polemiche.
ci sarà il tempo delle critiche legittime, ci sarà anche il tempo giusto della polemica, ma in questo momento le energie vanno canalizzate tutte nell'unico obiettivo, l'unico traguardo, che è appunto quello di salvare una realtà così importante, reduce da un fallimento recentissimo, purtroppo, nella storia centenaria della polisportiva e importantissima, sportivamente parlando, e non per quanto riguarda il basket. Dopo questa fase, dopo il rinvio dell'assemblea e dopo il salvataggio, almeno naturalmente speriamo che sia così, ci sarà appunto il tempo di capire perché si è arrivati sull'orlo di un altro fallimento e di una situazione così difficile. Una riflessione che dovrà essere ovviamente molto ampia e anche molto critica e che dovrà investire non solo i responsabili ma anche un po' tutto il territorio, il tessuto economico della provincia e della città, che dovrà farsi alcune domande anche sugli obiettivi che si intende perseguire attraverso lo sport e il sostentamento allo sport. È un discorso che ovviamente può essere allargato anche al calcio, vista la situazione in bilico della Roburziena, almeno fino a qualche settimana fa, pare sanata dall'intervento di una imprenditrice, Anna Durio, arrivata da fuori. Ecco, credo che potrebbe essere il momento di una riflessione ampia su questi aspetti e sul tessuto economico imprenditoriale della provincia di Siena, ovviamente un argomento che investe un po' tutto lo sport anche a livello nazionale, viste le difficoltà di tante società di basket e di calcio, ma anche di tanti altri sport nel reperire sponsorizzazioni. Però ripeto, adesso è il momento del salvataggio e di unire tutte le energie senza divisioni assurde che nella storia di Siena ci sono tante volte state, però in questo momento è il momento di unire tutte le energie per salvare la Menzana Basket. Ci leggiamo sul blog. Questo dunque è l'intervento di Alessandro Lorenzini e Erio Fanali. Stavamo parlando della polisportiva, il presidente dimissionario Piero Ricci aveva rilasciato un'intervista la scorsa settimana, se non sbaglio, proprio alla Nazione. Cosa è emerso alla fine dalla sua posizione, considerando che insomma chiaramente da presidente della polisportiva dimettendosi anche in questo caso dà un segnale abbastanza forte? Esatto, allora chiaramente lui nelle sue parole ha detto sono arrivato nella lunga lettera che poi ha fatto pervenire insomma ai membri della giunta e che poi è finita anche nei giorni successivi anche sul Corriere di Siena in maniera integrale, ha fatto emergere che aveva sostanzialmente concluso la sua esperienza, aveva esaurito ogni risorsa per venire incontro alla Menzana e aveva anche chiaramente detto che si è sentito abbandonato, un po' come tutti gli altri attori, anche gli altri membri di missione del CDA della Menzana, abbandonato dalle istituzioni, e questo ha generato poi anche la reazione da parte del Comune di Siena. Chiaramente le dimissioni di Ricci sono un segnale molto forte, ma anche un segnale che ha avuto diverse interpretazioni in città, perché c'è chi dice che sono arrivati troppo tardi, chi dice ha fatto tra virgolette lo schettino della situazione, passatemi il termine, certo. Cioè quando la barca inizia a inclinarsi ha abbandonato la nave, chi dice lo doveva fare prima quando insomma la società era ripartita l'anno scorso per non esercitare ancora il controllo. Chiaramente la sua posizione è molto delicata perché aveva già vissuto la precedente esperienza con la messa in liquidazione della vecchia Menzana Basket SPA, anche no, quella sportiva in quel caso era più dell'80%, se non esatto, sbaglio, esatto, lì la situazione era una debito, un buco di 5 milioni e 400 mila euro, qui si tratta appunto di complessivamente un ammanco di 600 mila euro rispetto al previsionale di fine stagione, per cui la situazione anche a livello numerico è abbastanza diversa. Credo effettivamente che Piero Ricci sia stato uno degli attori anche fondamentale per la ripartenza dell'anno scorso, però che in questo momento anche in virtù delle elezioni del rinnovo della giunta della polisportiva Menzana che si terranno la prossima primavera poteva essere sicuramente un elemento anche a livello politico un po' di disturbo per la prosecuzione dell'annata, una figura che ne ha vissute tantissime ovviamente anche con candidature poi ritirate con le ultime elezioni regionali, questa è la cronaca politica che abbiamo
abbiamo seguito con grande attenzione, per cui insomma diciamo c'è stato un po' una base che gli è mancata dietro le spalle, un qualche appoggio che sicuramente non gli ha permesso di andare avanti e di anche portare a termine quelle che sono state magari le sue idee, perché comunque penso che visto che la Polisportiva Menzana, che lui, di cui lui era presidente, aveva il controllo totale della Menzana Basket, che ha fatto questo ammanco, sicuramente ci sarebbe stato un incontro tra lui e Marroganti in cui dice vai avanti per questa strada, io penso al reperimento degli sponsor, come mai questi sponsor non sono arrivati? Questo è un altro interrogativo, se ne è veramente così poco attrattiva per lo sport, considerando che anche la Robur non ha lo sponsor sulle maglie, la Menzana lo stesso, è poco così attrattiva Siena, è poco così attrattiva anche la stessa Menzana per chi vuole investire a pallacanestro, una società che comunque negli anni 2000 ha vinto tutto, poi è finita come è finita e le responsabilità ce le diranno a breve le aule dei tribunali di quello che è successo in quella circostanza, però intanto quella è una società che ha scritto la storia a pallacanestro. Alessandro Magro, che è venuto qui da avversario l'ultima volta, è un allenatore formatissimo, ma perché si è formato nella realtà sportiva, che a livello sportivo era eccellente, poi c'era anche altro per cui indaga la magistratura che non è stato fatto in maniera corretta, ma quello ce lo diranno le aule tribunali. E tra l'altro sono abbastanza singolare che abbiamo parlato della Robur, come ha detto nelle scorse settimane, stiamo parlando della Menzana, due società nuove che arrivano, il Siena con 1,5 milioni, poi ricapitalizzato con 1,9 milioni, altrimenti ci sarebbe stato il possibile fallimento, la Menzana che arriva con una previsione di 600.000 euro alla fine della stagione di ammanco. Questo credo che sia sintomatico di come non siano andate poi così bene le cose dal punto di vista gestionale in questi anni. Io credo che questo sia anche da fare un ragionamento più complessivo per la città, perché chiaramente noi, specialmente noi più giovani che siamo reduci dai primi anni 2000 in cui vedevamo la Menzana in Eurolega vincere gli scudetti, il Siena costantemente in Serie A giocare contro gli Ibrahimovic, contro il Ronaldo e compagnia cantante, noi siamo abituati a quel modello di riferimento lì. Io però se guardiamo la storia delle società mi piacerebbe fare anche questa analisi. La Robur ha 100 anni di storia, 110 anni di storia, 10 in Serie A, 10 stabilmente in Serie A, altri 10 in Serie B, tutti il resto tra Serie C, Serie D, con fortune più o meno interne. Sì, diciamo che la maggior parte degli anni sono stati chiaramente in Serie C. In Serie C, dove si trova attualmente ora, anche se si chiama Lega Pro. La Menzana, la prima società di basket in Italia, fondata nel 1871 dalla professoressa Ida Nomi Pesciolini, è stata promossa per la prima volta in Serie A nel 1973 con il professor Cardaioli. 102 anni dopo la sua fondazione. Di lì fortune alterne, non sempre in Serie A, all'inizio degli anni 90 un po' travagliato, quindi si parla di quasi 150 anni di storia, di cui 40 stabilmente in Serie A e di, tra questi 40, 10 ai massimi livelli in assoluto in Europa. Allora qual è il paragone? Cioè, se si guarda proprio la proporzione numerica, credo che il bacino di riferimento di quello che può essere il sostegno di Persiana alle realtà sportive sia numericamente quello degli 80 anni del Siena in Serie C e quello dei 100 anni della Menzana in categorie più o meno non ai massimi livelli, certo, perlomeno. Quello numericamente è quello, purtroppo, perché la storia ci insegna questo, ci ha insegnato anche che si può arrivare all'eccellenza, ma lì c'era una realtà decisamente diversa, una banca che foraggiava lo sport anche per ricevere consenso in termini anche semplicemente di ritorno d'immagine, che era lo stentamento dell'opulenza e anche della ricchezza cittadina in quel periodo lì. Ebbene, allora concludiamo questa prima parte di Siena Diretta Sera, poi torniamo in studio insomma, e approfondiamo ancora il tema della Menzana, dobbiamo sentire altri pareri, ci fermiamo e poi torniamo ancora con Siena Diretta Sera. Bentornati con Siena Diretta Sera, seconda parte. Nella prima abbiamo ascoltato in particolare le parole dell'assessore allo sport Leonardo Tafani, in questa seconda continueremo a parlare della vicenda della società di basket che, insomma, lo sappiamo, verte in condizioni sicuramente molto delicate, con l'assemblea dei soci che si doveva tenere oggi è stata rinviata e quindi c'è un po' più di tempo per trovare una soluzione.
questo possiamo dire, Andrea, già che è positivo, perché quando ci sono state le dimissioni in massa e avevamo identificato, come la giornata di oggi, il 18 febbraio, diciamo il giorno decisivo, chiaramente insomma, tutti si erano resi conto che c'era pochissimo tempo. Esatto, sì, diciamo la decisione di procrastinare questa assemblea dei soci a inizio marzo, insomma, permette di avere quantomeno più tempo per avere un po' più di margini di manovra per delineare quello che potrà essere il futuro in Viale Sclavo. L'abbiamo menzionato, sono stati tanti gli attori che sono scesi in campo, dal comune, abbiamo sentito appunto l'assessore allo sport Leonardo Tafani. C'è l'idea di formare questo consorzio sulla scia, tra parentesi, partorita da un senese, per cui insomma anche dobbiamo esserne fieri, quella di Varese e Trento, insomma sono idee che fatte in casa nostra di questo consorzio di imprese. Ci sono stati anche gli ex giocatori, da Piero Franceschini al nostro Vittorio Visigalli, poi, ne parliamo, poi ci arriviamo anche a loro, che sono voluti scendere in campo un po' sulla scia di quanto avevano proposto 2 anni fa. Qualche cosa bolle in pentola, chiaramente l'immediatezza della situazione ci deve portare insomma chi si sta adoperando a fare il massimo per sopperire all'emergenza. Anche perché, lo ricordiamo, il rischio è la liquidazione. Esatto, sarebbe la seconda in sostanzialmente 2 anni, da quella del, in 3 anni, in quella del 2013. Che comporterebbe anche di non finire il campionato. Esatto, sostanzialmente si potrebbe arrivare a fine stagione, però chiaramente presumo, se non ricordo male, che si perda l'affiliazione FIP, per cui scatterebbe poi a fine stagione il dover riformare una nuova società e diventerebbe tutta la storia che abbiamo già visto negli anni scorsi. Quindi in questo momento le priorità sono quelle non solo di trovare le risorse necessarie per finire la stagione, ma anche magari per riuscire ad ottimizzare quelle che già ci sono in un'ottica di riduzione di costi, l'abbiamo sentito anche dalle parole dell'assessore Tafani, e che chiaramente possono scatenare un po' di reazioni più o meno positive, anche abbastanza negative, perché chiaramente quando a un tifoso gli vai a toccare la sua squadra e gli dici il tuo pezzo da 90 potrebbe partire domani perché ci serve per fare cassa, sicuramente un tifoso che ha sottoscritto un abbonamento, paga il biglietto per venire a vedere una partita, si può risentire di questo. Però chiaramente è un'ottica di riduzione complessiva, come dicevamo prima, che non può riguardare solamente il roster, ma può riguardare un po' tutta la gestione. Io quello che mi sento di dire a livello personale è che vedo leggere e leggo in giro tantissimi appelli, magari a sottoscrizioni, collette popolari, azionariato popolare, ok, idee nobili sulla carta. Però io credo che la sottoscrizione un tifoso la faccia quando sottoscrive un abbonamento o paga un biglietto, certo. Quella è la sua sottoscrizione, perché il tifoso fa il tifoso, il dirigente dovrebbe fare il dirigente nel miglior modo possibile magari. Questo è un tema che anche nel calcio viene fuori molto spesso. A Siena insomma c'è anche gran parte della tifoseria che vorrebbe insomma entrare anche in società attraverso un azionariato popolare, al momento non si è concretizzato tutto questo, vediamo insomma se anche magari basket e calcio potrebbero andare in quella direzione. Intanto ci ascoltiamo il presidente della Polisportiva di Interim, Antonio Saccone. E la giunta esecutiva nella riunione di ieri, no, ha deciso di prendere qualche giorno, no, di tempo per analizzare meglio la situazione, e quindi domani diciamo, l'assemblea straordinaria è programmata per le ore 18, due possono essere soluzioni: o la polisportiva diciamo, non si presenta, oppure si presenta e chiede un rinvio. In ogni caso è certo che il rinvio ci sarà, e questo dovrebbe avvenire nei primi giorni di marzo. A cosa servono questi giorni? Questi giorni servono ad analizzare meglio la situazione, no? Come ormai è noto e figura anche nella stampa, diciamo, il bilancio al 31/12/2015 ha presentato una perdita di 300.000 euro che, ai sensi del codice civile, o va ripianato o la società va in liquidazione o addirittura va in fallimento. Quindi sono due diciamo, le analisi da effettuare in questo periodo: trovare le risorse per ripianare la perdita e pensare già a quello che avviene dall'1 di gennaio al 30 giugno 2006,
dice di contenere al massimo diciamo, i costi per poter arrivare alla fine del campionato. Tutto questo come avviene? Viene con un lavoro di gruppo, polisportiva, mensana basket, amministrazione comunale, come avrete già visto nella stampa e anche nelle riprese televisive, l'amministrazione comunale con l'assessore dello sport Leonardo Tafani è di grande aiuto e sta muovendosi per risolvere il problema. Ecco. C'è unità di intenti in tal senso, tutti più o meno si dice ci sono vari filoni, varie correnti, varie cordate, però insomma l'obiettivo è quello di fare un percorso unitario alla fine, un appello all'unità a questo. Sicuramente, da dove arriva l'aiuto, non c'è diciamo certo rivalità, ma è un lavoro proprio, come dicevo prima, di gruppo, no? Quindi nella stessa serata di stasera io ho una riunione diciamo, sia con Mensana Basket sia con l'amministrazione comunale, proprio per fare il punto della situazione fra noi, quindi non c'è massima collaborazione fra tutti noi, insomma, ecco, per raggiungere l'intento. L'intento è quello ovviamente di salvare questa realtà, tutta l'area polisportiva, questo lo possiamo ribadire con fermezza. Sì, di salvare la società, la polisportiva ha una gestione a parte ovviamente, e la gestione della polisportiva è sotto controllo e non desta preoccupazione alcuna. Quindi l'intento di tutti è salvare la Mensana Basket 1871 SRL, finire il campionato e ripartire con il prossimo campionato sperando diciamo, in condizioni finanziarie migliori. Ecco, l'ultima cosa le chiedo, un messaggio anche alla città che insomma sta seguendo con grande apprensione queste vicende della Mensana, anche il comitato della Mensana Una Fede ha chiesto un incontro pubblico per il 22 di febbraio, qual è la risposta che sentite dare in questo momento, qual è il messaggio anche magari per aprire uno spiraglio di speranza? Sì, il messaggio alla città è ovviamente la vicinanza diciamo alla polisportiva, principalmente ovviamente anche alla società di basket, per superare questo difficile momento, no? Sì, ho presente il richiamo del lunedì 22, no? Fatto dal comitato, e diciamo, vedremo al momento se possiamo essere presenti. Io diciamo, come presidente ad interim della polisportiva, sono entrato da pochi giorni, quindi penso potrò essere comunque di poca utilità, no? Per quello che si deve parlare in quella sede comunque. Il messaggio che senti lanciare alla città? Il messaggio, come dicevo prima, no? Di essere vicini, diciamo, sia la polisportiva che la Mensana Basket, no? Con ogni suggerendo ogni iniziativa che può essere utile in questo momento, diciamo, molto difficile. Queste dunque le parole del presidente della polisportiva Antonio Saccone, anche in questo caso insomma Andrea si percepisce amarezza ma anche preoccupazione per la situazione attuale. Sì, diciamo, si è sbilanciato più di tanto. Esatto, come sì, no, normale che sia. Insomma. Il suo messaggio è stato anche un messaggio, diciamo, un appello alla compattezza, alla vicinanza per la Mensana, anche per fare sì che tutte queste anime che si sono attivate per il salvataggio della Mensana, tutte queste cordate, anche se cordate è abbastanza brutto come termine, però insomma si remino nella stessa direzione. Il riferimento va ovviamente all'amministrazione comunale, va alla polisportiva Mensana di cui Antonio Saccone appunto presidente ad interim, va alla stessa Mensana Basket perché insomma il
segnale d'allarme che è lanciata è stata un'autentica bomba che è esplosa in città e di cui non si fa nient'altro che parlare da due settimane a questa parte, insieme a tutti quelli che volontariamente sono scesi in campo, non solo gli ex giocatori ma anche l'ex presidente della Polisportiva Menzana, che non menzionavo finora ma che sta giocando un ruolo molto importante, è stato ospite qui la settimana scorsa proprio a Basket Forum, Giorgio Lucchesini, che si è speso in prima persona per il salvataggio della Menzana, e nel senso va un altro personaggio che sta giocando le sue carte per quelle che sono le sue possibilità proprio per la creazione di questo consorzio che magari possa riuscire a coinvolgere l'imprenditoria locale, Rete Ivo, Emma Villas, ne abbiamo già parlato, anche il nostro editore Pianigiani è stato tirato in ballo più e più volte, e quindi chiaramente sono situazioni diciamo in fieri, speriamo che questo tempo che è stato preso serva per trovare una quadra definitiva del cerchio. Allora, poi ci sono, come detto, gli ex giocatori della Menzana che comunque sono legati a Siena e alla società anche a livello affettivo, noi abbiamo sentito in particolare Piero Franceschini, c'è anche Letterio Visigalli, insomma, tra coloro che stanno cercando di impegnarsi in prima persona, lo avevano già fatto, come dicevi giustamente prima, 2 anni fa, insomma, quando poi si è formata la nuova società. Che strada può essere quella, che chiaramente non credo che possa autosostenersi per gestire una società, ma dare una mano importante? È una gamba del tavolo a cui ci riferivamo prima, loro possono essere catalizzatori magari di agganci e conoscenze, anche di know-how all'interno del mondo della pallacanestro, perché comunque sia chi ci è stato può mantenere un contatto con procuratori, agenti, manager che magari possono venire incontro alla realtà senese. Sono adesso tutti imprenditori, perché il nostro Letterio è un imprenditore, Piero Franceschini è un imprenditore molto conosciuto in città, tanto per citare i due nomi più esposti in questa vicenda. Ci possono essere altri menti che possono essere chiamati in causa, sempre che provengono da quel retaggio lì di un'esperienza precedente con la Menzana. Chiaramente loro possono portare la loro esperienza, portano idee, sicuramente devono trovare anche loro il sostentamento a livello finanziario, economico, certo. Perché in questo momento bisogna anche badare pragmaticamente, anche se è brutale da dirlo, al sodo, bisogna cercare risorse finanziarie e possibilmente farlo nel più breve tempo possibile, quindi se hanno delle carte da giocare penso lo faranno in un brevissimo periodo. Allora, ci ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato proprio a Piero Franceschini, che ci spiega la sua idea e appunto quella di alcuni ex giocatori della Menzana. La nostra idea è sicuramente quella di poter in qualche maniera organizzare da ora in poi, in un non in un prossimo futuro, ma in un futuro, presente e futuro, la possibilità di chiamare la città, i tifosi, organizzazioni, commercianti, artigiani, eccetera, per quello che in questo caso lo sport, non voglio stare a dire la pallacanestro, in questo caso è abbastanza facile poterlo dire, abbia dato qualche cosa alla città, eccetera, e si sentano tutti partecipi. Noi chiediamo che la polisportiva, che deve tutto questo, lo sport che della pallacanestro deve tutta la polisportiva, perché è nata con la polisportiva ed ora è riuscita di nuovo a farla rinascere dopo gli eventi che sappiamo, tutti insieme bisogna collaborare, credo che dobbiamo collaborare, chiediamo come dire, l'attenzione da parte di tutti, dai tifosi, come ti ho detto, alle varie organizzazioni, di poter partecipare per poter rendere libero questo sport che purtroppo, o per fortuna non lo so, è uno sport professionistico. E quindi come tale deve avere delle regolamentazioni che eccetera, che una polisportiva più di tanto probabilmente non potrà fare. Quindi negli ultimi 7-8 anni lo sport in senso generale a livello di sponsorizzazioni è sempre andato meno scemando, perché sappiamo perché la crisi ha messo in ginocchio tante aziende e anche quelle piccine, quelle medie, quelle grandi, e quindi lo sponsor che dovrà sponsorizzare uno sport è sempre più difficile trovarlo, e allora come si può programmare un qualche cosa senza sapere dov'è che si può racimolare questi soldi? E allora noi diciamo, perché non prendiamo in esame
un consorzio fatto di tutti questi individui da poter in qualche maniera far capitalizzare, come dire, investimenti che possono essere di quote, che, eccetera. Ci insegna poi negli ultimi anni, ci insegna questo Varese, ci insegna Trento, dove mi sembra che abbiano raggiunto e stiano raggiungendo dei risultati importanti, soprattutto per far continuare uno sport come la pallacanestro in questo caso, che ha dato tanto a Siena, e i senesi sono orgogliosi di questo. Quindi noi chiediamo questo, non vogliamo poltrone, non vogliamo niente, vogliamo dare un contributo perché si aprano gli occhi e dare una mano alla polisportiva mettersi in discussione per il futuro, in cui dice va bene tutti insieme, forse possiamo farcela, ecco. Ci sono state comunque delle adesioni alla vostra idea del tessuto imprenditoriale manageriale di questa città e non solo, mi dicevi. Sì, diciamo che particolarmente tifosi storici, voglio dire, imprenditori che tifosi storici, professionisti, eccetera, nell'interpellarli, eccetera, hanno dato la loro, come dire, disponibilità in un progetto che sia reale, in un progetto che sia programmatico, in un progetto che, e quindi siamo soddisfatti per i primi agganci che abbiamo, e addirittura abbiamo mosso anche altre strutture, che ora qui non sto a fare nomi perché non, eccetera, ma la stessa polisportiva, mi sembrerebbe, noi non abbiamo ancora avuto incontri con la sportiva, ma che probabilmente chiederemo quanto prima per potergli poi, come dire, proporgli questa cosa. Che noi non siamo nessuno, cioè, quindi non stiamo facendo per la città, stiamo richiamando la città perché poi poter andare magari alla polisportiva e dire noi potremmo in qualche maniera dare una mano in questo senso, non escludere la polisportiva, noi non vogliamo escludere la polisportiva, non vorrei che si commettesse lo stesso errore di 2 anni fa quando noi siamo saltati fuori sul problema che ormai è diventato vecchio, eccetera, in cui noi ci volevamo un protagonista della polisportiva, non ci volevamo un protagonista di niente, la polisportiva è giusto che ci sia per quello che dà a livello sociale, a tutta la città, quello che ha dato e quello che darà, eccetera, e dovrà dare anche per il basket, però per il basket, essendo ora uno sport professionistico e aver raggiunto per fortuna dopo un anno appena di purgatorio già una Serie A, due che devo dire gli facciamo i meriti perché sta andando anche abbastanza bene e direi al di sopra di ogni traguardo che noi potevamo pensare che riuscisse a avere, e con questo non voglio dire niente, per l'amor del cielo, non sto dicendo che, ma insomma, se si vanno a uno, no, non sto facendo questo, io sto dicendo cerchiamo di costruire un consorzio che possa attingere fondi per poter fare un programma e dire questi sono i fondi e questo potremmo fare da ora in poi. Poi le sponsorizzazioni non è che le vogliamo escludere, anzi, a quel punto però di fronte a un progetto serio, condivisibile, probabilmente può darsi che in qualche maniera potremmo agganciare degli sponsor che magari vedano nella città di Siena, nello sport della pallacanestro o in questo la possibilità di dire va bene, mi metto anche io in questo consorzio, nello stesso tempo faccio anche pubblicità, non lo so questo, ecco, però il nostro fine è solo questo, di dare una mano alla polisportiva, perché da ora in poi credo che non ce la possa fare da sola, ma non la polisportiva di Siena, tutte, poi ripeto ancora il discorso di Varese, il discorso di Trento, poi è nato così e continua così, anzi da ultimo, negli ultimi, a quest'anno si sono agganciati a Varese, eccetera, anche imprenditori che poi hanno messo capitale a livello come dire di pubblicità, eccetera, ma che sono dentro il consorzio, non è che fanno solo pubblicità e basta, quindi di conseguenza credo che il futuro dello sport in senso generale sia questo. Questo dunque era Piero Franceschini. In tutto questo, Andrea, parliamo anche un attimo della squadra, perché insomma la Menzana, al di là della sconfitta di ieri contro Omegna, poi magari insomma ne parliamo anche per capire se c'è un aspetto psicologico in tutto questo, però veniva da 6 vittorie consecutive, insomma una squadra che occupando il terzo posto in classifica
poteva anche sognare, no? Magari. Sì, chiaramente l'ambiente ne risente, perché ovviamente rispetto al something different di Crespi c'è una cosa che è cambiata. Quella di Crespi era una squadra prevalentemente americana o straniera, che i giornali, le radio, le televisioni non le ascoltava, anche perché non le capiva. Vabbè, certo. Sostanzialmente questi sono ragazzi italiani che sanno il mondo che lo circonda, vedono, leggono la televisione, stanno su social network, per cui sanno benissimo che chi è Reti in città, per cui qualche cosa sicuramente gli può essere arrivata. L'impegno di Ramagli, come ha detto anche ai nostri microfoni ieri sera, è stato quello di concentrarsi sulla palestra, perché fin quando c'è la sua squadra in palestra, lui deve pensare ad allenarli e farli nel miglior modo possibile. Chiaramente queste ipotesi di dismissioni a livello societario, di riduzione di spese, possono presupporre che qualche cosa possa anche cambiare. La salvezza pressoché raggiunta, anche se mancano 8 partite alla fine della regular season, possono far pensare di cedere qualche elemento eccellente. Uno su tutti, De Indiligro, che è molto richiesto da Caserta in Serie A, e quindi potrebbe esserci questa operazione di mercato, visto che anche Indiligro è un giocatore che ha fatto le fortune a Menzana. Chiaramente a livello sportivo un qualche cosa verrebbe a meno, anche a livello di incassi presumo, perché chiaramente fare playoff potrebbe portare ad avere, certo, extra incassi, che magari sono risorse comunque fresche che arrivano nelle casse di una società. A livello sportivo, che dire, la squadra era sempre partita con l'ambizione, l'obiettivo di una salvezza, strizzando l'occhio un po' ai playoff. Queste 6 vittorie consecutive sono arrivate all'inizio del girone di ritorno, prima sconfitta con Omegna, erano sicuramente un viatico per sognare, perché poi l'appetito viene mangiando nello sport. Magari il KO interno con Omegna ha riportato un po' tutti con i piedi per terra. Vedremo adesso quella che sarà la capacità di reazione e soprattutto la capacità di una squadra di isolarsi a tutto questo contesto, per cui è molto chiacchierato. Ci sono giocatori che chiacchierano con agenti, agenti che chiacchierano con altri agenti, magari chiacchierano con direttori sportivi, sì, e magari le sirene di mercato su una società che ha bisogno di fare cassa si susseguono sempre di più, proprio perché chiaramente fa gola a tutti avere fare buon mercato in questo caso. Poi la sconfitta con Omegna non credo che ne abbia risentito, anche perché a Menzana mancava Roberts, che sappiamo quanto possa essere importante, il miglior giocatore, magari è paradossalmente anche l'unico già pagato, perché è quello che è pagato con investimento in diamanti con il partner Diamond Private Investment DPI. Allora, ci ascoltiamo, come diceva Andrea, proprio ciò che ha detto Alessandro Ramagli ieri al termine della partita, in riferimento chiaramente all'aspetto non tanto del parquet quanto del momento che si sta attraversando e che si sta vivendo anche all'interno dello spogliatoio. Io, se ce l'ho tutti insieme in palestra che stanno bene, non mi spaventano assemblee, non mi spaventano voci, non mi spaventano frasi, mezze frasi, non mi spaventa niente. Io onestamente mi concentro sul lavoro giornaliero, i ragazzi anche. È bello farlo e è produttivo farlo quando abbiamo il roster al completo. Secondo me la preoccupazione dei ragazzi stasera non era quella di guardare cosa succedeva intorno, ma era di sopperire alle assenze o alle deficienze legate a problematiche fisiche che tutti sapevano che noi avevamo. Quindi questo mi sembra il primo punto importante, cioè l'approccio era di chi voleva sopperire alle difficoltà del campo, non alle difficoltà dell'extracampo. Purtroppo le difficoltà dell'extracampo non sono nel nostro controllo e quindi è inutile sbattersi la testa sul muro per cercare di risolvere cose che non sono nel tuo controllo. Queste dunque le parole del coach della Menzana, Alessandro Ramagli. Insomma, ha detto sostanzialmente: io finché ho gli uomini a disposizione per lavorare mi voglio impegnare in questo, ed è certamente l'atteggiamento giusto da parte di un allenatore, anche se in una situazione così difficile. Ecco Andrea, per concludere, chiaramente i prossimi saranno giorni intensi e decisivi davvero per il futuro della Menzana. Ricordiamo che a proposito di mercato, insomma, il mercato è sempre aperto, quindi eventualmente ci potranno essere delle partenze, speriamo di no da un punto di vista sportivo per non indebolire la squadra, ma per capire, insomma, come si è arrivati anche a questa cifra, si è speso troppo per fare questa squadra o davvero l'assenza di uno sponsor avrebbe comunque sia messo in difficoltà anche una costruzione di un roster con una spesa minore? Guarda, io credo che chiaramente
i soldi a livello di risorse in questo mondo girano poco. Io credo che per le trattative fatte, per quello che c'è sempre stato detto, si è sempre arrivati a concludere tutto all'osso, cioè arrivare veramente a non aumentare se non nel minimo indispensabile le voci di spesa. Questo penso dobbiamo darne atto anche a Lorenzo Maroganti, che comunque è finito sotto una gogna mediatica, e secondo quanto ci dicono più attori anche fuori da Siena, le trattative condotte fino a questo momento sono sempre state condotte per cercare di ottimizzare le risorse che ha a disposizione. Io penso effettivamente. Non ha rotto ancora il silenzio. Esatto, questo va specificato. Ha annunciato una conferenza stampa la settimana scorsa, magari a breve romperà il silenzio per spiegare quelle che sono le sue ragioni. Chiaramente si è mosso in un contesto molto molto delicato anche a livello di mercato, l'assenza di un sponsor, di un partner fisso, forte e stabile è chiaramente decisiva in questa vicenda. Si poteva fare meglio con meno risorse? Sì, perché sembra paradossale che chiaramente ci sono squadre che hanno meno blasone, meno fascia rispetto alla Menzana e riescono comunque a tirare avanti con meno risorse, ad essere solide o quantomeno a esistere senza dover rischiare sempre di trovarsi a fine stagione, a metà stagione come in questo caso, con l'acqua alla gola. Si poteva fare meglio in tal senso? Sì, si poteva magari muoversi prima per cercare uno sponsor altrettanto. Quello che mi sento di dire ora è: cerchiamo di superare il momento dell'emergenza immediata, facciamo nel più breve tempo possibile, visto che c'è stato questo rinvio dell'assemblea dei soci, doveva esserci oggi decisiva, c'è un po' di tempo per ragionare, cerchiamo di fare il massimo per adesso sopperire all'emergenza, per salvare la situazione, però facciamone buon uso di questa, certo, di questa lezione. A questo giro non ci possiamo più permettere ulteriori passi falsi a livello senese, penso a livello globale di tutta la città, non so a livello di Menzana Basket 1871, credo che quella lezione sia emblematica. Si può fare con meno sì, però tutta la città deve un po' ridimensionarsi in tal senso, non può più essere la bella opulenta Siena che ambisce a essere la numero uno a prescindere, perché lei è Siena. Siena è una realtà come tante altre in questo momento che anzi è reduce da una crisi anche abbastanza pesante a livello economico cittadino, non solo anche a livello politico, mi verrebbe da dire. Bene, grazie ad Andrea Frullanti. Grazie a te, Andrea. Naturalmente insomma, noi continueremo a seguire tutto ciò che accadrà. Con questa settimana non c'è stato il Basket Forum perché c'è stato il match ieri della Menzana. Abbiamo sopperito stasera e poi insomma nei prossimi giorni vi terremo come di consueto aggiornati. Chiudiamo questa seconda parte di Siena Diretta Sera con l'intervento di Raffaele Ascheri, l'eretico di Siena, e poi torniamo in studio. Stasera parliamo di querele, e era un po' che non lo facevamo e quindi non bisogna perdere, come si dice, l'allenamento. E parlo della querela che tempo fa l'ex sindaco di Poggibonsi, Lucia Coccheri, tra l'altro nota anche per essere stata multata dalla Consob ai tempi in cui era nel CDA di Banca MPS. Dicevo, l'ex sindaco di Poggibonsi, Lucia Coccheri, ha presentato una querela nei miei confronti e il processo è entrato nel vivo nei giorni scorsi. Lunedì scorso in particolare c'è stata un'udienza particolarmente significativa in cui un paio di testi che erano stati indicati dalla mia difesa, dall'avvocato Luigi De Mossi, hanno squadernato una certa situazione sull'urbanistica di Poggibonsi nel momento in cui era sindaco appunto la Coccheri, che devo dire credo abbia molto colpito i presenti in aula in quel momento. Questo per dire, al di là della mia posizione personale, che poi vedremo come andrà a finire, la prossima udienza ci sarà il 30 maggio appunto 2016, ma al di là di come andrà a finire la vicenda personale per quanto mi riguarda, quello che è curioso e che però vedo non riesce ad entrare nelle teste di alcuni è che queste querele poi si risolvono in autentici boomerang politici, perché chiaramente chi giustamente cerca di difendersi
poi ha tutto l'interesse a far emergere certe cose che credo, ritengo invece chi querela avrebbe più piacere che venissero mantenute nascoste. E quindi si assiste a queste vere e proprie querele boomerang, l'ho più volte definito in questo modo nel blog. Anche in questo caso, come quella per esempio del tandem Acampa Buoncristiani, credo proprio che questa si stia rivelando come tale, questa da parte del sindaco Coccheri, e quindi vedremo il prossimo 30 maggio che cosa accadrà. Da parte nostra, con grande tranquillità, devo dire che continueremo a dare sempre informazioni precise e puntuali rispetto a quello che veniamo a conoscenza, e in particolare, certo, anche rispetto agli esiti di queste querele. Grazie. Ultima parte di Siena Diretta Sera. Nelle prime due ci siamo occupati di Menzana, in questa ultima parte, come facciamo spesso, insomma, diamo varie notizie, vari aggiornamenti. In particolare ci concentreremo sull'edilizia popolare e sul quartiere di San Miniato, con un botta e risposta tra l'assessore Anna Ferretti e il consigliere comunale di Sinistra per Siena, Ernesto Campanini. Iniziamo però questa parte ascoltandoci l'intervento del blogger Federico Muzzi, il Santo di Siena. Buonasera a tutti. Purtroppo devo registrare ancora una volta dei malumori verso i blogger senesi. È successo a me su Facebook, quando ho pubblicato nella rubrica dei ricordi alcuni fatti del 2011, dove personaggi senesi sostenevano la candidatura di Franco Cercuzzi. Qualcuno non ha gradito questo ricordo, diciamo, della storia senese. È successo in settimana anche a Carlo Regina, bastardo senza gloria, che è stato, secondo le parole di alcuni testimoni, pesantemente offeso e minacciato da un altro personaggio pubblico. Ecco, questa è una cosa che purtroppo accade spesso e ci è accaduto spesso nel passato, nel presente non era mai risuccesso, però evidentemente il nostro lavoro di denuncia e anche di ricordo di certe questioni dà fastidio. Questi personaggi parlano spesso di democrazia, parlano spesso di libertà, ma quando si va a toccare i loro ricordi, il loro passato, ma anche il loro presente, dà fastidio. Il diritto di critica a Siena e in Italia purtroppo non è accettato. Faccio presente che è uscito un rapporto che la libertà di espressione d'Italia è all'84esimo posto nel mondo, quindi molto indietro. Siena è anche Siena, quindi non è da meno. Io posso dire solo una cosa: spero solo che l'episodio accaduto a Carlo Regina sia un fatto isolato, forse dovuto a un eccesso di ira nel momento. Gli sono vicino, lo saluto e dico anche che noi continueremo a fare il nostro lavoro come abbiamo fatto, perché d'altra parte è il nostro lavoro di blogger. Buonasera a tutti e ci leggiamo sul Santo. Buonasera. Questo dunque era Federico Muzzi, il Santo di Siena. Personalmente tutta la mia vicinanza a Carlo Regina, bastardo senza gloria, per questo episodio a dir poco disdicevole. Poi chiaramente seguiremo la vicenda se appunto lo stesso Carlo Regina deciderà di effettuare denuncia contro questa persona che l'ha minacciato. Cambiamo argomento, come detto, edilizia popolare. Parliamo in particolare del quartiere di San Miniato. Tra l'altro il mese scorso con la nostra Susanna Guarino eravamo andati proprio a capire cosa stesse succedendo a quegli appartamenti che sono finiti ma che sono vuoti ormai da diversi anni, ad una piazza che doveva avere una conformazione e che invece è rimasta sostanzialmente a mezzo, con degli errori anche notevoli dal punto di vista progettuali. Avevamo sentito appunto anche gli abitanti della zona, Laura Vigni, consigliera, ex consigliera comunale, che anche da residente nel quartiere di San Miniato conosce molto bene la vicenda. Cosa
cosa è successo? È successo poi che nelle ultime ore lo stesso Ernesto Campanini, consigliere comunale di Sinistra Pezzena, è tornato sulla questione dicendo perché non possono essere questi appartamenti che sono pronti destinati subito all'edilizia popolare, quindi all'alloggi per persone che hanno bisogno di un appartamento, di una casa. Ebbene, da lì insomma chiaramente ci sono stati dei botta e dei risposta. Sentiamo appunto Ernesto Campanini come ha parlato di tutta questa vicenda. Sì, ho depositato qualche tempo fa un'interrogazione a proposito dei 24 appartamenti che sono in Piazza della Costituzione nel quartiere di San Miniato, 24 appartamenti che ad oggi sono completamente inutilizzati, e volevo sapere a che punto siamo con questa situazione, perché credo in una situazione di emergenza abitativa in cui ci troviamo sia a Siena ma soprattutto in tutta la regione toscana, credo che sia il mio diritto e dovere da consigliere d'opposizione chiedere se questi appartamenti che fine faranno, anche perché qui si parla di appartamenti che facevano riferimento al contratto di quartiere del 1998, quindi sono passati 18 anni e ad oggi questi appartamenti, come ha risposto l'assessore Ferretti, sono completati però devono essere ancora collaudati, quindi io cerco di sollecitare l'amministrazione perché si facciano carico di questa importante e necessaria completamento appunto di questa opera pubblica. Naturalmente i 24 appartamenti sono all'interno di tutto, appunto, come ho detto prima, il progetto di quartiere, il contratto di quartiere, c'è anche per esempio il parcheggio inutilizzato con centinaia di posti sotto la piazza che per un errore di progettazione non può essere aperto perché l'entrata e l'uscita non hanno una misura regolamentare. Per spiegarmi meglio, addirittura non potrebbe nemmeno passarci un'ambulanza, quindi c'è un errore di progettazione clamoroso che spero che qualcuno paghi per questo errore. E poi ci sono tutti l'edificio semicircolare, che anche lì era uno spazio previsto per molti servizi, tra quali a quel tempo ho visto era segnato la predisposizione per la posta, per il mercato e per altri servizi. Naturalmente tutto questo progetto anche lì è andato completamente, diciamo, non è stato realizzato nulla, quindi chiedo anche che venga presa in considerazione in tutto il complesso di Piazza della Costituzione e di questi quartieri completamente inutilizzati. Allora chiedo direttamente all'assessore Ferretti che cambi immediatamente la destinazione d'uso, per esempio, di questi 24 appartamenti, perché abbiamo scoperto, tra l'altro ci sono stati anche degli ottimi reportage della stessa Sena TV con Susanna Guarino, ma anche di blogger tipo Il Santo, che hanno fatto vedere in maniera evidente l'inutilizzo di questi luoghi. Quello che si può fare appunto è chiedere un cambio di utilizzo, perché ad oggi è previsto che questi appartamenti vengano chiamati appartamenti volano, cioè sono degli appartamenti che servono in maniera temporanea per quando ci sono delle ristrutturazioni in altri appartamenti, le famiglie possono spostarsi in maniera temporanea in questi appartamenti. Questo va cambiato e bisogna immediatamente dare alle famiglie in graduatoria questi appartamenti, anche se la Ferretti dice che, essendo degli appartamenti sotto i 70 metri quadrati, non possono essere date a famiglie numerose. Ecco, quindi cerchiamo di uscire da questa burocrazia e darne a chi ne ha veramente bisogno. Per quanto riguarda gli edifici semicircolari, io chiedo che anche lì ci sia un cambio di destinazione, che venga assegnato all'associazionismo e a livello ricreativo e culturale, quindi dare l'edificio semicircolare in gestione per esempio alle associazioni presenti nel territorio, non solo a San Miniato ma per esempio di tutta la provincia. Poi c'è l'altro argomento spinoso, è l'auditorium completamente inutilizzato, che anche lì ho saputo che mancano a livello strutturale, ha dei grossi deficit, perché per esempio mancano i bagni e le uscite di sicurezza, ma anche lì potrebbe essere dato in gestione ai gruppi musicali di San Miniato e anche lì di tutto il comune di Siena. So che ci sono molti giovani che fanno musica, che avrebbero bisogno di spazi, e quello potrebbe essere uno spazio idoneo e adeguato per i loro scopi e appunto ridar vita a tutto il quartiere.
Naturalmente per il discorso di nuovi finanziamenti pubblici capisco che il Comune in questo momento navighi in cattive acque, però ci sono delle situazioni tipo quella del parcheggio dove ci sono delle responsabilità, lì qualcuno secondo me dovrebbe pagare. Ha risposto ad Ernesto Campanini Anna Ferretti, assessore al sociale del Comune di Siena, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Berlinghieri, al Comune di Siena, dove ha presentato il bando appunto per gli alloggi popolari. Ci sono anche delle novità appunto che seguono anche un po' quella che è la direttiva regionale, e poi Anna Ferretti ha parlato proprio del quartiere di San Miniato. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato. Vogliamo presentare ufficialmente il nuovo bando, perché questo bando esce dopo che è stata modificata la legge 96 del 96. Anno finalmente il 23 di aprile è diventata esecutiva la nuova normativa. Su quella normativa abbiamo dovuto fare studi, approfondimenti, abbiamo dovuto costituire commissioni, abbiamo dovuto rifare un regolamento di assegnazioni. Fatti tutti i passaggi, ora siamo in grado di uscire con il bando, perché noi eravamo fermi dall'ultimo bando, che era del 2012, quindi siamo in ritardo, ma il ritardo è dovuto sostanzialmente all'uscita della nuova normativa. Che cosa ha di particolare questo nuovo bando che esce? Intanto una cosa che prima non c'era e che con la nuova legge è stata introdotta è che la persona deve essere residente o lavorare in modo prevalente nel Comune di Siena, ma essere residente in Toscana da 5 anni. Questa è una caratteristica che prima per esempio non era previsto. Poi mancano totalmente i punteggi degli sfratti, che venivano considerati invece tantissimo prima, perché qui la Regione ha fatto una scelta proprio politica, direi, nel senso che molte persone si facevano dare gli sfratti per entrare nella graduatoria ERP. Quindi per togliere questa brutta e cattiva abitudine è stato deciso di considerare soltanto gli sfratti di finita locazione. E mentre viene dato molti più punteggi ai nuclei monogenitoriali, alla presenza di invalidi, a tutte quelle situazioni di difficoltà che si vengono a creare, e quindi queste sono valorizzate molto di più rispetto a prima. Altra cosa significativa è che viene dato un punteggio, vengono dati 2 punti a chi ha da più di 10 anni la residenza all'interno del Comune. Questo per valorizzare la presenza dei residenti rispetto alle persone che arrivano all'ultimo momento. Queste, ecco, diciamo che sono le cose più forti rispetto a quella che era la normativa precedente. L'altra novità grossa è che possono fare domanda anche persone che sono già in alloggi ERP, perché da quell'alloggio ERP si vogliono spostare o non ritengono sia più adeguata a loro per i loro svariati motivi. Queste persone non hanno vantaggi, di nessun tipo di vantaggio, però possono ripresentare domanda e rientrare in graduatoria e così sopperire alla fatica della mobilità, perché è prevista la mobilità all'interno delle case ERP, ma è un'operazione molto difficile ed è ridotta a piccoli numeri. Rientrando nella graduatoria è una possibilità in più che hanno per poter fare mobilità. Queste sono le novità più grosse, cose che prima non erano assolutamente previste. Devo dire che le dichiarazioni sono tutte su autocertificazione, però le autocertificazioni verranno verificate e in caso di autocertificazioni false o mendaci verranno denunciate chiaramente, perché su questo bisogna essere molto chiari. Le case popolari sono una risposta ai bisogni delle persone, non ci si può approfittare di questo assolutamente, e quindi saranno estratti una serie di persone a caso per poter fare le verifiche opportune. Verrà chiesta la collaborazione alla Guardia di Finanza e l'analisi sarà piuttosto seria e approfondita, proprio per evitare che uno si approfitti di questa possibilità che abbiamo nel nostro territorio. Allora, il consigliere Campanini ha fatto una giusta osservazione, e quelle case vanno destinate a persone che hanno bisogno. Il problema, dove io mi sono arrabbiata, tra virgolette, se si può usare questa parola, è perché ancora quelle abitazioni non sono consegnabili, perché deve finire tutta la parte tecnico-amministrativa che è normale alla fine di una costruzione, nel senso che quando si costruisce qualche cosa, al termine dell'appalto,
fatto, poi c'è da fare tutta una serie di cose burocratiche, di verifiche, di collaudi, di presentazione di documentazione, di messa a punto, di messa a norma, eccetera, che sono normali in particolare quando si tratta di appalti pubblici. Quindi le case sono finite da un punto di vista murario importante, devono essere finite tutto il resto, nel momento in cui saranno finite, quelle case saranno consegnate. Quelle case facevano parte di una progettazione sperimentale, noi stiamo concordando con il Ministero la definizione su chi potrà usufruire di quelle case lì. Ovviamente usufruiremo della graduatoria che già avremo in essere, perché pur facendo il bando non sarà attivo prima di 8-9 mesi se tutto va bene, se le domande non sono un milione, insomma, e quindi noi continueremo a usare la vecchia graduatoria per tutto quello di cui ci sarà bisogno, e anche quelle case entreranno nella disponibilità, ma io, se devo essere ottimista, ritengo che durante l'estate o alla fine dell'estate potrà avvenire la consegna degli alloggi e non prima, ma non perché non vogliamo consegnarli, ma perché tecnicamente non possiamo consegnarli perché andremo fuori legge, tutto qui. Queste le parole dunque dell'assessore Anna Ferretti. Tra l'altro, insomma, prima abbiamo riproposto, come detto, le immagini che avevamo girato il mese scorso nel quartiere di Samignano per far vedere anche qual è la situazione di tutto questo. Vi ricordo poi che per quanto riguarda invece il bando per gli alloggi popolari, le domande possono essere presentate a partire dal prossimo 25 febbraio, quindi giovedì prossimo, utilizzando esclusivamente i modelli distribuiti dall'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Siena, e tutte le informazioni sono disponibili proprio sul sito www.comune.siena.it, anche per capire appunto quali sono le novità nella sezione patrimonio politiche abitative. Questo era anche per quanto riguarda l'edilizia popolare, insomma sappiamo che purtroppo anche tanti senesi rispetto al passato hanno bisogno anche di questo tipo di aiuto da parte dell'amministrazione pubblica e comunale in questo caso. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata di Siena Diretta Sera, vi consigliamo naturalmente di rimanere collegati su Siena TV e Radio Siena, successivamente come di consueto andrà in onda il Palio d'Inverno con Susanna Guarino e Marco Corsini. Noi chiudiamo questa puntata come di consueto con la cartolina di chiusura a cura della direttrice del Cittadino Online Raffaella Zella Ruscitto. Con Siena Diretta Sera ci vediamo giovedì prossimo. Cosa si muove a Siena? Cosa accade da rendere tutti particolarmente suscettibili alle critiche che gli vengono mosse? Una cosa è certa, in questo periodo a Siena non mancano le ragioni di critica, critica a volte spicciola, a volte veramente costruttiva, che potrebbe anche aiutare chi è all'amministrazione della città. La cosa che più dà fastidio probabilmente è che queste critiche arrivano da persone sostanzialmente libere e per questa loro caratteristica diventano poco attaccabili e poco portabili al silenzio, che farebbe parecchio comodo. La critica in generale per chi la riceve dà fastidio e questo fastidio sembra essersi accentuato con l'accentuarsi del desiderio da parte di alcuni di esprimere la loro insoddisfazione o la loro effettiva opposizione allo status quo, cioè al potere che ancora gestisce e tiene in mano la città. Questa osservazione, riflessione, diciamo, ci giunge dall'ennesima minaccia che è arrivata a carico di Carlo Regina, alias Bastardo Senza Gloria. Dopo l'oscuramento del suo profilo Facebook per iniziativa di ignoti, una nuova minaccia giunge da parte di un esponente non di maggioranza, quindi non al governo della città, ma da parte di un esponente che si è sempre dichiarato all'opposizione e contro il governo della città e non solo della città. Della serie dobbiamo stare attenti non solo a coloro che detengono il potere, ma anche a quelli che in qualche modo dicono di contestarlo.
Siamo invece molto più abituati al fastidio che esprimono gli amministratori quando vengono criticati. Anche questa è una notizia assolutamente recente che riguarda e coinvolge il vice sindaco Mancuso, che è entrato in polemica con il professor Mario Ascheri. Mancuso lo conosciamo tutti per essere portabandiera della città smart, ovvero una città ideale in cui c'è pochissimo inquinamento, una serie di importanti e pregevoli servizi alla persona, connessioni con il resto del mondo, una cultura vivace, tecnologia e innovazione a svendere e un benessere collettivo. Peccato che in questa visione così idilliaca non sia previsto o non ci sia uno spazio per il dialogo, per anche una serie di obiezioni articolate a tutte le iniziative che vengono avanzate dagli amministratori. Insomma, a questi amministratori, anche a quelli che appaiono più illuminati, non si possono fare contestazioni di alcun genere. Si rischia di essere subito bollati con i termini di gufo, come Renzi ci ha insegnato, piuttosto che di invasati, di persone maleducate, di provocatori e, ultima tra tutte le varie ed eventuali espressioni, anche quella di pontefice inconcludente, ovvero l'espressione che è stata coniata da Mancuso per definire il professor Ascheri. Abbiamo insomma perso il piacere della partecipazione vera e del dialogo, della condivisione, tutti i termini che sono stati a volte anche abusati qualche tempo fa dal Partito Democratico. Dico abusati perché poi nella realtà non sono mai stati messi in pratica sostanzialmente. Quindi un invito al vice sindaco Mancuso, come all'assessore Ferretti, anche lei coinvolta in una polemica, piuttosto che a tutti gli amministratori che intendono svolgere bene il loro lavoro. Non è un peccato, e diciamolo, accogliere le opinioni e le idee altrui. Non ci si contagia se si abbraccia o se si dà un ascolto vero e sincero alle idee altrui, non si diventa malati di mente se ogni tanto ci si mette anche in discussione in maniera magari anche ironica, piuttosto che comunque sempre assolutamente sincera. Quella direi che è la parte fondamentale. Diciamo che ascoltare e aprirsi alle idee degli altri è anche un dovere che è commisurato alla carica pubblica. C'è chi non ha la vocazione alla sudditanza e fino a prova contraria questa vocazione non si può definire certo un difetto. Bisognerebbe, dall'altra parte, essere all'altezza di certi difetti, o meglio dire pregi altrui.